Allora, buongiorno. Accendo il microfono, forse mi sentite meglio. Va meglio così? No. Adesso? Perfetto. Continuiamo a parlare della ricorsione. Avete iniziato a parlarne con Fulvio la volta scorsa e continuiamo cercando di prenderla molto molto lentamente. Allora, la ricorsione è un argomento abbastanza importante. Lo scorso anno probabilmente ci siamo resi conto che gli studenti non avevano capito la loro importanza ed è comparsa un... L'anno scorso probabilmente gli studenti non hanno capito, noi non siamo stati capaci di far capire l'importanza della ricorsione e l'argomento è un po' piombato fra capo e collo ed è rimasto sospeso, non si capiva bene di che cosa stessimo parlando. In realtà la ricorsione è una tecnica di programmazione estremamente importante ed estremamente utile. È importante perché averla capita permette di vedere i problemi in un certo modo, riuscire a padroneggiarla semplifica la vita in tantissime occasioni. Fondamentalmente la ricorsione, saper conoscere la ricorsione permette di risolvere molto in fretta tutta una serie di problemi. Si può scrivere una decina di righe che risolvono dei problemi che apparentemente si possono risolvere dei problemi che apparentemente sono molto molto complessi, in realtà se si riesce ad affrontarli con un paradigma ricorsivo ci rendiamo conto che basta veramente una manciata di righe per scrivere un algoritmo tutto sommato abbastanza efficiente. È sempre possibile scrivere un algoritmo più efficiente senza usare la ricorsione, ma questo di solito richiede tempi di sviluppo che non sono pratici la maggior parte delle volte. Non solo, la ricorsione permette di inserire in modo molto facile alcune ottimizzazioni che alla fine nel codice compaiono semplicemente come un if nel punto giusto e di tagliar via una grossa parte dei tempi di calcolo. Allora, la definizione ve l'ha già data Fulvio la volta scorsa, però ripeterla va bene, perché uno dei problemi della ricorsione è che è totalmente innaturale. Quanto di più lontano dal modo di pensare, dal modo di risolvere i problemi, ci possa venire in mente. Quindi bisogna veramente fare una piccola violenza al nostro cervello per obbligarci ad affrontare un problema in modo ricorsivo. Secondo me alla fine ne vale la pena. Tenete conto che quando ero studente io avevo fondato il gruppo anti-ricorsione per riuscire a non usare la ricorsione in tutte le volte che il professore in aula ci diceva che avremmo dovuto usare la ricorsione. Quindi se mi dite che è proprio brutta sono d'accordo. Però alla fine mi sono convertito e quando uno ha bisogno di scrivere in fretta una manciata di righe e farle funzionare, vabbè, facciamo un algoritmo ricorsivo, è comodo, è facile. Allora, la definizione di funzione di ricorsione è estremamente semplice, dice semplicemente che un programma è ricorsivo se contiene una funzione ricorsiva e una funzione è ricorsiva se direttamente o indirettamente richiama se stessa. È apparentemente semplice, in realtà nascosto qua sotto c'è il mostro, c'è quello che non riusciamo immediatamente a capire. Quindi un algoritmo che in qualche modo, in una sua fase, richiama se stesso tendenzialmente su una sottoparte del problema. Intuitivamente, anche se in realtà le analogie con l'informatica sono abbastanza diverse, però intuitivamente noi usiamo la ricorsione, ad esempio quando affrontiamo il problema di contare un intero sacco di ad esempio di piselli secchi. Allora cosa facciamo? Li facciamo a gruppetti da 10, poi prendiamo i gruppetti da 10 e ne prendiamo 10 alla volta, eccetera, eccetera. E intuitivamente questo è un approccio di tipo ricorsivo. Noi stiamo applicando lo stesso algoritmo che conta fino a 10 su problemi in qualche modo
semplificati, perché prima abbiamo il problema di contare 10 piselli, poi abbiamo il problema di contare 10 blocchetti, eccetera, eccetera. Non solo, altro esempio classico è il telegiornale, il cronista che parla, che passa la voce all'edizione regionale, l'edizione regionale passa la voce a qualcun altro e poi lentamente si ritorna indietro. La ricorsione in informatica in realtà non è così intuitiva, però diciamo che in qualche modo algoritmi ricorsivi dovrebbero già esserci noti, soprattutto perché siamo stati violentati dalla matematica, e in matematica abbiamo tantissime definizioni ricorsive, e tutto sommato è molto facile implementare un algoritmo ricorsivo che realizza una definizione ricorsiva di qualcosa, e tanto è facile quanto è inutile secondo me la maggior parte delle volte. L'esempio per eccellenza è il fattoriale. Il fattoriale in matematica si può dare una definizione ricorsiva, diciamo che il fattoriale di 0 è 1 e che il fattoriale di un numero maggiore di 1 è uguale a quel numero moltiplicato il fattoriale di n-1, e questa è una definizione ricorsiva. Allora, si può notare subito una caratteristica delle definizioni ricorsive e anche della loro immediata applicazione, perché si può subito scrivere un frammento di Java che realizza questo fattoriale. Allora, il primo è che le regole di buona programmazione che ci siamo dati, ci hanno obbligato a prendere nel corso dei nostri studi, in gran parte cambiano quando si parla di ricorsione. Per cui molto spesso la prima cosa che uno fa in una procedura ricorsiva è chiedersi se la ricorsione è terminata, e quindi la condizione di uscita, il return, l'exit, è all'inizio della procedura. Molto spesso le funzioni ricorsive hanno due punti di uscita, uno in fondo e uno all'inizio. All'inizio se non è più il caso di proseguire nella ricorsione, in fondo se invece stiamo andando avanti, abbiamo fatto tutto il nostro passo e quindi dobbiamo in qualche modo continuare nella ricorsione. Questo anche perché molto spesso il non terminare nelle procedure ricorsive è uno dei problemi più comuni, anzi che tendenzialmente è il problema più comune. È sbagliare qualcosa nella procedura di terminazione, quindi ho una procedura che richiama se stessa, 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 e continua a richiamare se stessa fin quando a un certo punto non c'è più memoria abbastanza nello stack per continuare questa catena di chiamate, e quindi il computer interrompe l'esecuzione. In questo caso qui, quindi, la prima cosa che io faccio è chiedermi se il numero è 0, nel qual caso restituisco 1, uscita non ricorsiva. Se il numero non è 1, calcolo la ricorsione di n-1, e faccio la moltiplicazione e restituisco il risultato. Quindi due possibili uscite. Questo l'avete già visto. Un'altra cosa che si può notare guardando questo frammento di codice è come è totalmente inutile, perché esistono milioni di modi per scrivere in modo più efficiente questo stesso algoritmo. Fulvio, se non sbaglio, vi ha lasciato la volta scorsa con il paradigma del divide et impera, e facendovi vedere come un algoritmo ricorsivo sotto delle condizioni abbastanza larghe in realtà aveva una complessità n log n. Questo è vero, è corretto. Capita spesso, ad esempio, gli algoritmi di ordinamento ricorsivi che sono ben fatti hanno complessità n log n, però non è assolutamente vero che se io vedo ricorsione allora n log n, perché è possibile fare molto peggio, e talvolta non è possibile fare meglio, fare così, ma è necessario fare peggio. Comunque possibile fare peggio lo è sicuramente, talvolta è obbligatorio fare peggio. Quindi non è vero che tutti gli algoritmi ricorsivi sono n log n. Lo sono alcuni, sono quelli fatti bene, e lo sono quando funzionano bene. Un altro mito assolutamente da sfatare, però in realtà questo è più un problema di altri corsi che non vostro, è che gli algoritmi ricorsivi sono meglio di quelli non ricorsivi. Falso, assolutamente falso,
Ci sono delle buone ragioni per usare gli algoritmi ricorsivi, speriamo di riuscire a farvele capire, speriamo di riuscire a farvi usare qualche algoritmo ricorsivo, ma in generale non è assolutamente detto che un algoritmo non ricorsivo sia peggio. Se è possibile non usare la ricorsione, perché rovinarsi la vita con la ricorsione? Le ragioni per usare la ricorsione, come ho detto, per affrontare una classe di problemi che è quella che vi ha fatto vedere, ve l'ha fatta vedere, no? Come ultimo argomento la volta scorsa, Fulvio, divide et impera. Sì? Sì. Cesare direbbe divide et impera, in tantissimi libri di testo anglosassoni e americani si trova divide and conquer, ma il senso è quello. Quindi io riesco a spezzare il mio problema in una serie di sottoproblemi. La struttura del sottoproblema è la stessa del problema iniziale. Questo è fondamentale, perché in questo modo io posso usare lo stesso algoritmo per affrontare il sottoproblema e in qualche modo posso continuare a affrontare il sottoproblema in modo ricorsivo, perché se anche il sottoproblema è troppo grande, anche il sottoproblema viene spezzettato in più sottoproblemi e questi a loro volta affrontati. Quindi in qualche modo problema e sottoproblema devono essere strutturalmente uguali, devono essere affrontabili con lo stesso algoritmo. Il tempo necessario per spezzarlo non deve essere eccessivo e una volta risolti tutti i sottoproblemi, il tempo necessario per rimettere assieme le sottosoluzioni e arrivare alla soluzione deve essere in qualche modo sempre ragionevole. Ricordatevi che noi diciamo non eccessivo e ragionevole, ma in realtà quello che intendiamo è O grande di N. A questo punto l'algoritmo va avanti spezzettando la somma di spezzettare e rimettere assieme, deve essere, mi sembra, O grande di N, teta di N addirittura, e andiamo avanti spezzettando il problema, risolvendo i sottopezzi, rimettendoli assieme, e alla fine magicamente abbiamo risolto il nostro problema. Se abbiamo fatto tutto bene, l'abbiamo risolto in un tempo che è N log N. L'ordinamento è un tipico esempio, perché se io devo ordinare 100 numeri, li divido a metà, uno ordina la prima metà, l'altro ordina la seconda, una volta che le due metà sono ordinate, metterle assieme ha una complessità. Che complessità ha mettere assieme due insiemi ordinati in un unico insieme ordinato? Avete due pile di carte, entrambe le pile di carte sono ordinate e volete costruire una terza pila di carte che è l'unione delle due pile ed è anche questa ordinata. Qual è la complessità di questa operazione? Pensate a come fareste. Inizio a vedere dei gesti corretti. Fondamentalmente io controllo le prime due carte e vedo se prendere quella di destra o quella di sinistra. Se decido di prendere quella di destra, la prendo. Poi guardo le prime due carte e decido di prendere se quella di destra o quella di sinistra e vado avanti così. Quindi io non ho un ciclo dentro il ciclo. Devo esaminare tutte le carte, ovviamente, perché devo costruirmi la mia pila, ma non ho un sottociclo. Quindi se ricordate l'analisi di complessità, se io non ho un sottociclo, ma devo semplicemente limitarmi a scorrere lungo tutti gli elementi, la complessità è... Yuhu! N, esatto, la complessità è N. Quindi io posso dividere le carte che devo, i foglietti che devo ordinare in due blocchi, come un po' di qua e un po' di là, O grande di 1, ne prendo un po' di qua e li butto un po' di là. Poi li ordino, e quello ci metterà il tempo che serve, e poi li rimetto assieme. Rimetterli assieme ha come complessità O grande di N. Quindi siamo nel tipico caso in cui il divide et impera funziona bene e in effetti questo algoritmo di ordinamento che si chiama merge sort è uno degli algoritmi di ordinamento ottimali a complessità n log n.
Allora, quindi il perché usare la ricorsione? Una grossa classe di algoritmi sono gli algoritmi che sono i problemi che riescono a essere affrontati con il paradigma del divide et impera, in cui la ricorsione ci semplifica la vita perché ci permette di scrivere e realizzare l'algoritmo in modo abbastanza efficiente. Altra grande classe di problemi in cui è estremamente comoda la ricorsione è rappresentato da tutti quei casi in cui noi non sappiamo che pesci prendere. Non abbiamo nessuna idea di come risolvere il nostro problema e l'unica cosa che possiamo fare è provare tutte le possibili soluzioni. Provare tutte le possibili soluzioni fin quando non ne troviamo una, oppure provare tutte le possibili soluzioni alla ricerca della migliore, per cui anche se ne troviamo una, ce la memorizziamo da qualche parte e andiamo avanti cercandone un'altra. Allora, questi sono tutti i problemi in cui i problemi di questo tipo sono tanti, tantissimi. Nella vita vera, nella vita pratica, i problemi in cui io non so cosa fare, quindi l'unica cosa che posso fare è provarle tutte, forza bruta, try all possibilities, come volete dirlo, sono veramente molti. E molto spesso, molto presto diventano ingestibili come complessità. Quasi sempre la complessità non è n log n in questi casi, ma è esponenziale o anche più che esponenziale se devo controllare tutte le possibili permutazioni, ad esempio. E quello che mi dà la ricorsione è un sistema estremamente semplice, estremamente veloce da scrivere per provare in modo sistematico tutti i possibili stati. Un sistema per enumerare tutte le possibili alternative. Se io scrivo l'enumerazione con un algoritmo ricorsivo ci metto 5 righe, lo faremo insieme oggi, se no, vabbè, è sempre possibile farlo senza ricorsione, però diciamo che peno un po' di più. E poi ultimo, vedremo che incontreremo delle strutture dati che sono inerentemente ricorsive. Ad esempio gli alberi informatici sono quelli che hanno la radice in alto e le foglie in basso e in ogni nodo io posso avere dei figli e così via. Allora, questo qui è una tipica struttura che io posso descrivere in modo ricorsivo e posso attraversare, su cui posso lavorare in modo ricorsivo. Vi ricordo il divide et impera, ma questo di nuovo l'ha fatto Fulvio, quindi io divido il problema, lo risolvo e vado avanti così. La chiamata ricorsiva perché il sottoproblema è strutturalmente analogo al problema di partenza. È fondamentale che i sottoproblemi siano più piccoli del problema di partenza, perché se no, chiaramente, l'algoritmo non terminerà mai. Ma non è indispensabile che i sottoproblemi siano una partizione del problema di partenza. Possono esistere ed esistono dei sistemi, degli algoritmi efficienti, accettabilmente efficienti, di divide et impera che non partizionano perfettamente. Ci sono degli elementi che fanno parte sia di un insieme, sia di un sottoproblema, sia dell'altro sottoproblema. Ne devo tenere in conto e devo risolvere il problema. Certo, se sono tutti non mi serve a nulla, però se ce n'è qualcuno è ancora accettabile. E molto spesso l'algoritmo di divide et impera in realtà ha un altro blocchetto all'inizio che mi dice se il problema la complessità del problema è sotto una certa soglia, allora risolvilo in un altro modo. Qui dice se il problema è banale, non è necessario che sia banale, basta che sia sotto una certa soglia. Se voi ricordate, ma da come mi state rispondendo devo dire che le speranze sono poche, se voi ricordate quello che abbiamo visto come complessità, ad esempio le curve degli algoritmi che avevano una complessità molto brutta, ad esempio quadratica, cubica o esponenziale o peggio ancora, per un certo tratto il tempo di esecuzione può benissimo essere sotto quello di un algoritmo bello che ha un logaritmico n log n.
Quindi se io ho un numero di elementi finito, 10, 50, non è detto che un algoritmo esponenziale non sia il modo migliore per risolverlo. Anzi, probabilmente lo è. Quindi, quando la dimensione del problema scende sotto una certa soglia, io uso un altro metodo. E il tempo, la complessità di questo metodo, a questo punto la considero teta di 1. Perché non è più funzione della dimensione del problema. Dal momento che io qui sto dicendo, io applico questo algoritmo se il mio problema ha 50 elementi, 50 elementi, il tempo di 50 elementi impiego, che il mio problema originale ne avesse 5 milioni o 5 miliardi, non mi cambia nulla. Io lì sto applicando un algoritmo per risolvere un problema che ha 50 elementi e quindi il tempo è quello, punto. Sarà un giorno, ma è sempre un giorno, non è di più. Complessità, equazione alle ricorrenze che non ho mai visto nessuno capace di risolvere, però noi ci crediamo che alla fine il tempo e la complessità è quella n log n. Allora, semplici algoritmi ricorsivi basati ad esempio su definizioni ricorsive che noi possiamo trovare in matematica o in altre parti. Allora, una cosa che viene fatta molto spesso è la definizione di Fibonacci. Calcolare l'ennesimo numero di Fibonacci. Allora, definizione della serie di Fibonacci. Fibonacci di 0 e 0, i primi due numeri della serie sono 0 e 1, in altre versioni sono 1 e 1, ma è assolutamente trascurabile. Da un certo punto in avanti, dal secondo, comunque dal terzo elemento, ogni elemento è uguale alla somma degli altri due. Questo ve l'ha fatto Fulvio, no? Questo non ok. Numeri di Fibonacci, potete averli visti sulla mole Antonelliano un po' di tempo fa e probabilmente in qualche romanzo di Dan Brown, mi ha detto mia moglie, però io non leggo Dan Brown, quindi non lo so. Funzione ricorsiva. Se n uguale a 0 ritorna 0, se n uguale a 1 ritorna 1. Questi due if potevano essere messi insieme molto elegantemente dicendo se n è minore di 2 ritorna n. A questo punto calcolo se non è così, calcolo il numero di Fibonacci precedente, il numero di Fibonacci 2 precedente e li sommo. Fine. Questa è una funzione ricorsiva per calcolare i numeri di Fibonacci. Vediamo un po' cosa succede. Immaginate che io chiami Fibonacci di 5. Fibonacci di 5 non è né 0 né 1 e quindi mi dirà la funzione chiamerà Fibonacci di 3 e Fibonacci di 4. Fibonacci di 3 chiamerà Fibonacci di 1 e Fibonacci di 2. Fibonacci di 1 non farà nulla e uscirà subito. Fibonacci di 2 chiamerà Fibonacci di 0 e Fibonacci di 1. Entrambe queste funzioni usciranno e restituiranno. La ricorsione viene molto spesso collegata a quello che viene chiamato l'albero della ricorsione. In generale, visualizzare come un algoritmo, la serie delle chiamate di un algoritmo ricorsivo costruisce un albero e quindi si mischia molto spesso il concetto di algoritmo ricorsivo e albero delle chiamate della funzione ricorsiva che vengono generate durante l'esecuzione. Se voi guardate quest'albero, quest'albero viene chiamato, immaginate di correre lungo il lato esterno, partendo da Fibonacci di 5, Fibonacci di 3, Fibonacci di 1. A questo punto Fibonacci di 1 in qualche modo finisce, ritorna, e quindi il nostro omino che corre torna su, entra dentro e ritorna a Fibonacci di 3. In quel momento lì io ho restituito a quella chiamata Fibonacci di 3 il valore left. E passo alla chiamata right. Right Fibonacci di 2. Fibonacci di 2 a sua volta chiamerà Fibonacci di 0 e Fibonacci di 1. Quindi il nostro omino che corre
lungo il perimetro, passerà da Fibonacci di 2, Fibonacci di 0, Fibonacci di 0 ritorna a 0 e quindi lui, l'omino, torna dentro Fibonacci di 2. A quel punto viene generato Fibonacci di 1 che torna a 1 e il nostro omino torna dentro Fibonacci di 2. A quel momento torna dentro Fibonacci di 3. A quel momento, sempre correndo dentro, correndo, è arrivato e è ritornato a Fibonacci di 5. Quindi quando io ho finito questo lato dell'albero, quello che ho fatto è stato calcolare left. Tutte le chiamate ricorsive necessarie per calcolare il left della chiamata Fibonacci di 5. La stessa cosa sul Fibonacci di 4 e vengono man mano chiamate tutte le funzioni fino a che alla fine non ho calcolato tutto anche la parte di destra e sono finalmente in grado di calcolare Fibonacci di 3 più Fibonacci di 4 e ottenere così quanto vale Fibonacci di 5. Potete subito notare una cosa. Quante volte è stato chiamato Fibonacci di 3? Quante volte è stato chiamato Fibonacci di 2? Io ho ripetuto lo stesso calcolo più e più volte. Io ho chiamato la funzione Fibonacci passandogli 2 e quindi ottenendo lo stesso risultato 1, 2, 3 volte. E se il punto di partenza fosse stato ad esempio Fibonacci di 10, sarebbero state moltissime volte. Quindi in questo usare la ricorsione in questo modo non è inutile, è dannoso. È dannoso perché io sto perdendo tempo, sto calcolando e ricalcolando più volte gli stessi valori. Quindi un algoritmo di questo tipo è più lento, molto più lento, che non un algoritmo non ricorsivo. E la complessità di questo vi lascio a voi provare a pensarci. Altro esempio che si fa abitualmente sulla ricorsione. Ricerca dicotomica. Se io devo cercare un elemento, l'avevamo già visto in realtà parlando di complessità, se io devo cercare un elemento all'interno di un insieme ordinato, come ad esempio un dizionario, quello che posso fare è tutte le volte riduco della metà il range all'interno del quale io sto cercando. Allora, visto che in questo momento abbiamo gli occhialetti con scritto ricorsione sopra e dobbiamo vedere il mondo come se stessimo usando algoritmi ricorsivi, effettivamente la ricerca dicotomica può essere vista come un algoritmo ricorsivo. Se volete anche in qualche modo dividi e timpera in minima parte. Io ho il problema di trovare un certo elemento all'interno del dizionario, divido il dizionario in due, capisco in quale delle due parti va cercata, una me la dimentico e riaffronto il problema esattamente come all'inizio, soltanto che di fatto ho un problema più semplice perché il numero di pagine è dimezzato. E vado avanti in questo modo fin quando alla fine non ho soltanto, diciamo, una trentina di possibili voci nel mio dizionario. E a quel momento lì smetto con la ricerca dicotomica e uso l'algoritmo, altro tipo di ricerca in cui leggo uno dietro l'altra fin quando non trovo quello che stavo cercando. Quindi anche il nostro cercare sul dizionario può essere visto come un esempio di divide et impera ricorsivo. Quindi l'avete fatto un sacco di volte fino ad ora e dovreste esserne contenti. Esempio, vabbè, mi sembra che non debba spiegarvi come questo viene fatto. Scrivendo la ricorsione, decido dove spezzare a metà e poi chiamo la procedura ricorsiva o a destra o a sinistra, quindi di fatto restituisco quello che mi restituisce la procedura ricorsiva. È come se ci fossero una serie di funzioni che rimangono appese una dietro l'altro fin quando alla fine l'ultima sul problema semplice non è in grado di restituire un valore e allora abbiamo una catena che torna indietro
con tutte le soluzioni. Attenzione alle approssimazioni. Allora, voi non so quanto siete vicini all'hardware o comunque ai circuiti, però quando si lavora con le funzioni booleane, molto spesso si usa il termine X per intendere don't care, ovvero sia non mi importa. Una X può essere uno 0 o un 1. Quindi io posso scrivere una stringa booleana come 0 1 o ad esempio 0x. Se io scrivo 0x, quella semplice stringa starà in realtà per due stringhe, che sono 00 e 01. Se io scrivo 0xx, quella stringa, oppure 0xx1, quello 0xx1 in realtà starà per un certo numero quella stringa starà per un certo numero di stringhe che non contengono x, quindi 4 in questo caso, dove al posto delle x io ho 00, 11, 10, 1, eccetera. Allora, la ricorsione è un ottimo metodo per espandere tutti i possibili valori della x, ad esempio. Questo è un tipico esempio in cui che si potrebbe affrontare senza usare la ricorsione, senza nessun problema. Però, tutto sommato, scrivere un algoritmo ricorsivo è semplice, è veloce e riusciamo a farlo. Quindi, proviamo. Comodissimo, però. Se preferite al posto dell'espansione della stringa binaria, questo può essere anche applicato, ad esempio, per l'espansione della schedina. Quindi, dato una schedina che contiene doppie e triple, io la espando in tutte le colonne che effettivamente possono venire fuori. X, esempio 0. Aggiungiamo. Classe. Di essere privi di fantasia, chiamiamo main. Allora, qui ci serve mettiamo una stringa, se vogliamo. Ci sono domande, qualcosa? Ok,
sentitevi liberi di... di una certa dimensione, e la dimensione la possiamo definire due. A questo punto, beh, nel main la prima cosa che facciamo è inizializziamo questa size, sì. Mettiamoci questo e a questo punto scriviamo la nostra procedura ricorsiva che la chiameremo X. Un nome, datemi un nome per la procedura ricorsiva. Expand. E direi che dobbiamo fare la procedura expand. Allora, che cosa fa la procedura expand? Beh, questo è molto comune. Quando io voglio usare la ricorsione per esplorare uno spazio di ricerca, le mie procedure fondamentalmente fanno sempre la stessa cosa, estremamente semplice. Allora, mi chiedo se ho finito. Questa è la prima cosa che devo fare. Se non ho finito, in qualche modo enumero, elenco, enumero è più brutta come parola, vabbè, per tutti i possibili passi faccio il passo che posso fare e chiamo la procedura ricorsiva. Disfo il passo che disfo il passo. Quindi praticamente per tutte le procedure ricorsive che io incontro, io posso, se queste devono essere un'esplorazione o una enumerazione di tutti di una serie di alternative, quindi una sistematica enumerazione di una serie di alternative, in questo caso qui io cerco di vedere il problema in modo costruttivo. Io sono in grado di affrontare il problema come una serie di possibili scelte. Io in un certo punto faccio una possibile scelta e vabbè, poi per il resto vabbè, vale lo stesso principio. Allora, l'espansione di una stringa di don't care in tutte le stringhe binarie che rappresentano è un esempio di questo tipo. Allora, immaginiamo che io debbo espandere questa stringa. Beh, io questa la posso vedere come un passo singolo più lo stesso problema più lo stesso problema però di una dimensione più piccola, in questo caso di una dimensione più piccola di 1 esattamente. Quindi espandere questa stringa qui di fatto vuol dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di fatto vuol scrivere 0 e poi il numero giusto, poi scrivere 1 e poi il numero giusto di don't care. E affronto il problema la volta successiva quando dovrò espandere questo, beh, quello lì significherà scrivere 1, 0 e poi espandere il resto e scrivere 1, 1 e poi espandere il resto. E vado avanti in questo modo.
Quindi io sono in grado di vedere il mio problema di enumerazione sistematica di un certo numero di possibili alternative come un processo di costruzione, in cui io a ogni singolo passo ho diverse alternative. Nel primo passo io ho come alternativa mettere 0,1, nel secondo passo io ho come alternativa mettere 0,1, nel terzo passo io ho come alternativa mettere 0,1. Quindi una serie di passi, alla fine se io faccio tutti questi passi arrivo a una possibile... a un possibile caso del mio sistema. Il singolo passo è semplice, perché io devo decidere se mettere 0 o 1, comunque devo decidere fra un insieme limitato di alternative. Come fare a mettere insieme questo numero fisso o variabile di passi? Quello mi crea problemi, e allora uso un algoritmo ricorsivo che me lo rende estremamente semplice. Quindi il problema di enumerazione di possibilità si traduce in se io riesco a vedere il problema come un percorso in cui a ogni passo io ho un certo numero di alternative possibili, diverse, io ci monto sopra un algoritmo ricorsivo e magicamente tiro fuori tutti i possibili percorsi. Se lo volete vedere come un albero, immaginatevi un albero che ha all'inizio il primo passo. Il primo passo può essere scelgo 0 o scelgo 1. Se vado in 0, poi avrò un secondo passo che può essere scelgo 0 o scelgo 1. E vado avanti così. Quindi man mano che scendo nei livelli dell'albero, questo albero è sempre più frondoso, e scendere diretto dalla cima a una foglia è semplice, perché basta fare una serie di scelte. E quello che invece a me manca è un metodo sistematico per trovare tutte le foglie nell'ordine. Allora, la procedura ricorsiva di questo tipo mi dà esattamente un metodo sistematico per trovare tutte le possibili foglie. Allora, la procedura ricorsiva, ripeto, è banale. Tutto qui. La prima cosa, mi chiedo se ho finito. Se non ho finito, prendo uno, il primo, non mi interessa, l'importante è che sia uno solo, delle possibili scelte che posso fare, e mi metto a provarle tutte, e tutte le volte che faccio una di queste scelte poi richiamo la procedura ricorsiva sul problema, che a quel punto è semplificato perché ha una scelta di meno fra quelle che sono possibili, che è possibile fare. Allora, in questo caso qui il mio problema è togliere i don't care, quindi quello che posso fare è andare a vedere dov'è il primo don't care. Non sono arrivato alla fine della stringa. Incremento pause. Quindi questo è un ciclo for che molto semplicemente scorre la mia stringa fino a che non o la stringa finisce. Questo è la condizione di terminazione della stringa, quindi c'è un carattere convenzionale che mi dice, c'è un carattere convenzionale che mi dice che la stringa è finita, che è questo, e se no vado avanti. A questo punto pause punterà al primo don't care all'interno della mia stringa, oppure all'ultimo carattere se non ci sono più don't care. Quindi la mia condizione ho finito si traduce semplicemente in if pause è uguale a size. Allora, se pause è uguale a size, in questo caso posso limitarmi a stampare la mia
il mio buffer e uscire. Perché vuol dire che sono riuscito ad arrivare a una stringa binaria che non contiene più don't care. In caso contrario, devo fare tutti i possibili passi, ma tutti i possibili passi sono semplicemente due. Sono, ve lo scrivo qua sotto, metto 0 e chiamo la procedura ricorsiva. Metto 1 e chiamo la procedura ricorsiva. Notate che questo è sbagliato perché io sto facendo quello che è il secondo errore più comune nelle procedure ricorsive. Però lo vedremo dopo. Allora, quindi se pose uguale a size stampo la stringa, se altrimenti metto 0, metto 1 e richiamo l'espansione. Allora facciamo una prova con size uguale 1, ad esempio. Proviamo ad eseguire. Ed ecco qua, abbiamo stampato anche il carattere dopo. Mi sa che questo qui non gli piace. Perché mi stampa quel caratterino in fondo? Mettiamo. Rimettiamo la stringa così. Allora, in ogni caso mi stampa 0 e 1. Se noi mettiamo size uguale a 2, vedete che mi stampa 0001 e 10, il che non è corretto. Perché non è corretto? Che cosa ho sbagliato nel mio algoritmo, oltre a quel simboletto che continua a comparirmi in fondo? Aspettate. Che cos'è che manca nel mio algoritmo ricorsivo? Manca questo passo fondamentale che è disfo il passo che ho fatto. Dopo aver messo 0 e aver messo 1, io devo rimettere don't care, perché se non rimetto don't care la chiamata ricorsiva non successiva non funziona. Allora provate a immaginare che cosa succede. Io ho la mia stringa che è fatta da don't care, don't care. Entro nella procedura ricorsiva, la procedura ricorsiva la prima volta metterà uno 0 qui e chiamerà la procedura ricorsiva di nuovo sulla stringa 0 don't care. Quando lo incontrerò sulla stringa 0 don't care, questa troverà un don't care e quindi richiamerà la procedura ricorsiva sulla stringa 0 1.
sulla stringa 00. Sulla stringa 00 la procedura ricorsiva verrà, non avrà più nulla da fare, quindi stamperà il system out println e mi stamperà 00 e uscirà. A questo momento la procedura, dopo aver messo 00, siamo tornati un passo indietro, quindi qui stampo, metterò 01, chiamerò la procedura ricorsiva e questa stamperà. Uscirò da questa e metterò 1. Metterò 1, ma nella secondo carattere che cosa trovo? Trovo ancora 1, perché 1 è quello che è stato messo dall'ultima chiamata, da questa chiamata qui, ha scritto 1 nel secondo elemento della mia stringa. Quindi io troverò lì un 1. Trovando lì un 1, 1-1 chiama la procedura ricorsiva e questa stampa. Quindi non stamperò mai 1-0. Questo, se ve lo rimetto, vedete. Viene chiamato 0001. Cos'è questo carattere qui? Qualcuno sa cos'è questo carattere? Perché mi compare? Sicuramente perché sto sbagliando qualcosa, ma qualcuno. Va bene, comunque 0001 e 11 e non stampa l'ultimo, non stampa mai l'10. Se noi facciamo la procedura pulita e quindi faccio ricorsione disfo, in questo caso faccio disfo, ma l'importante è che io disfi come ultima parte prima di uscire, vedete che compaiono tutti e quattro. 00, 01, 10 e 11. Fatemi controllare se... compare anche qui. Vabbè. Allora, questo perché? Perché una caratteristica importante nelle funzioni ricorsive, che in realtà abbiamo già visto, è quella di non possiamo permetterci di seguire tutte le regole che abbiamo imparato programmando, per programmare in modo pulito. Una caratteristica delle procedure ricorsive è quella di... Come? Dove? Ditemi la riga. No. Prima riga. Qui? Qui? Ma questo è voluto. Perché questo ciclo for qui, come unica cosa, sposta pos. È equivalente a un while, se preferite. Forse è più visibile, è più comprensibile così. While. Forse così è più comprensibile, ma era esattamente equivalente. Nel senso, il ciclo for non fa nulla se non spostare l'indice in avanti fino saltando gli zeri e gli uni finché o non trova un don't care o la stringa non è finita. E quando uno, solitamente quando si fa un for vuoto, si mette il punto e virgola alla riga successiva, per far vedere che uno lo sapeva che era un for vuoto e che non è che gli è scappato un punto e virgola così,
è una cosa voluta, diciamo. Però è equivalente a questo while. Zero 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 uno uno zero uno uno. Allora, stavo dicendo, una caratteristica delle funzioni ricorsive è quella di appoggiarsi pesantemente a variabili globali, perché non è solitamente, potete immaginare la procedura ricorsiva come una specie di piccolo, come una specie di fantasma che rappresenta la procedura in un dato istante. E è fondamentale per la procedura ricorsiva che alcune variabili siano locali, ovvero sia che nella istanza della procedura ricorsiva alcune variabili siano locali e non globali, e quindi ogni chiamata ricorsiva abbia alcune variabili proprie, per cui ad esempio, se ricordate nell'esempio di Fibonacci, left e right in ogni chiamata ricorsiva sono diverse, perché quando io chiamo Fibonacci di 5, left e right hanno un valore, quando io chiamo Fibonacci di 3, left e right hanno un altro valore, eccetera. Detto questo, e quindi è necessario che alcune variabili siano in qualche modo proprie della funzione ricorsiva, dell'istanza della funzione ricorsiva, non è assolutamente, bisogna stare attenti a far sì che il minor numero possibile di variabili sia dentro la procedura ricorsiva. E questo solitamente viene fatto costruendo una specie di stato globale del sistema esterno. Quindi procedure ricorsive, variabili globali e punti di uscita sparsi qua e là. Però è programmazione avanzata, quindi uno ormai è bravo e tutti i dettagli della programmazione li può lasciare stare. Una sorta di struttura dati globale che viene vista da tutte le procedure ricorsive, e la riga faccio il passo vuol dire modifica la struttura dati globale in modo tale da considerare, apportando le modifiche dovute al passo. Chiama la ricorsione, modifica la struttura globale in modo da annullare l'ultimo passo. In questo caso la struttura globale è semplicemente rappresentata dal buff. Quindi fa il passo significa modifica la struttura globale tenendo conto del passo che sto facendo, chiama la ricorsione, disfalo, fa l'altro passo, chiama la ricorsione, disfalo. In realtà mettere un disfalo qui è totalmente inutile, perché tanto alla riga dopo, dove ho messo don't care, metto 1, quindi questo lo posso trascurare. Però la cosa fondamentale è che la funzione ricorsiva finisca termini lasciando i dati globali esattamente come erano prima che partisse. Quindi che l'ultima cosa che faccia sia in qualche modo disfare tutte le modifiche che ha apportato alla struttura dati globale. Un'altra cosa che si fa molto spesso, fatemi vedere. Un'altra cosa che si fa solitamente è, ad esempio, se voi guardate la funzione POS mi rappresenta in qualche modo l'indice del passo che io sto compiendo in quel momento.
o se preferite vederlo come un percorso. Io sto facendo un percorso e a ogni passo posso scegliere fra diverse strade. POS mi dice a che passo sono arrivato. Se lo volete vedere come un albero, la radice avrà POS 0 e poi man mano POS rappresenta il livello dell'albero a partire dalla radice, che mi dice in quale punto sono arrivato. Allora, una cosa che viene fatta abbastanza spesso è quella, quando non ho difficoltà di... quando non ho difficoltà di capire qual è il passo che sto facendo, una cosa che viene fatta molto spesso è quella di passare il passo all'interno della... Sto andando a cercare di capire perché compare quel simbolino, ma... E passare il passo della ricorsione come argomento alla ricorsione. Quindi expand avrà un parametro, e questo parametro è la posizione, il passo a cui siamo arrivati, il passo che nel nostro caso corrisponde esattamente alla posizione della stringa su cui devo lavorare. Quindi questo in cui me lo devo cercare non serve più, questo è corretto, expand è in realtà POS più 1, perché io devo passargli una chiamata alla successiva. E la prima volta scriverò expand 0. Questa è una cosa estremamente comune nelle procedure, quando scrivete qualche programma che ha una funzione ricorsiva, un main che mette a posto le prime cose e poi chiama la vostra funzione ricorsiva con il parametro 0. E dentro la funzione ricorsiva, vedete, la funzione ricorsiva chiamata con il parametro POS va a toccare POS e poi chiama la procedura ricorsiva per il passo successivo. Continua a funzionare. Il vantaggio di fare questo è che tutto sommato posso dimenticarmi del backtracking. La funzione mi fornisce il risultato corretto anche, mettiamo le tre che è più semplice da vedere, mi fornisce il risultato corretto anche se se io non smonto completamente. Però lo fa in questo caso, secondo me in generale non conviene abituarsi a non rimettere le cose a posto dopo la ricorsione. È meglio ed è più prudente sempre ricordarsi che bisogna ricostruire, rimettere a posto lo stato esattamente come l'abbiamo trovato al termine della chiamata ricorsiva, perché sennò le successive esplorazioni potrebbero venire diminuite e ridotte. Quindi la complessità di questa procedura che abbiamo visto è fondamentalmente uguale al numero di 2 alla n, quindi è esponenziale. E non c'è molto altro da dire. Questo è, diciamo, l'albero, se vogliamo vedere l'albero con cui noi possiamo espandere la nostra stringa. Beh, io ho messo il meno invece della x come don't care. Come semplice esercizio che potete provare a fare, ad esempio, è calcolare il coefficiente binomiale o il determinante di una matrice quadrata. Questi sono di nuovo esempi abbastanza semplici di ricorsione. E direi che a questo punto possiamo fare una pausa.